Buongiorno, benvenuti a Omnibus. Allora parliamo sicuramente della giornata di ieri, che è stata una giornata con qualche insidia per Matteo Renzi, perché sul disegno di legge Delrio, se non è per l'abolizione delle province, comunque per uno svuotamento di poteri e anche di costi delle province, ieri in realtà il governo è andato sotto due volte in commissione al Senato, poi alla fine in aula le cose si sono rimesse un po' a posto, oggi è atteso la votazione finale. Però insomma c'è stato un segnale veramente non piacevole per il governo e per la maggioranza. E ci sono state anche delle assenze decisive in Forza Italia, 17 senatori sono mancati ieri durante la votazione. Insomma, ci sono stati segnali di questo tipo che fanno parlare oggi molti giornali di vendette o comunque di prove di resistenza al Senato e che rendono un po' più insidiosa anche la partita sulle riforme. Oggi ci sarà una direzione del partito, un incontro di Renzi con i gruppi parlamentari del Partito Democratico, la direzione sarà invece venerdì e in questa riunione di questa sera alle 21.30 sicuramente ci sarà il tentativo di blindare essenzialmente proprio la riforma del Senato. Di questo parliamo, di questo quadro politico e anche della crisi di Forza Italia che naturalmente è un po' emersa in tutta la sua evidenza, tanto che Berlusconi ha smentito ieri che ci siano cerchi magici, di non avere cerchio magico, ma insomma c'è grande tensione all'interno nel gruppi dirigenti di Forza Italia e tra i parlamentari anche per le liste. Allora, questi saranno gli argomenti importanti di un quadro politico però complesso che riguarda anche altri partiti, anche la Lega, molto così rianimata dalla vittoria di Marine Le Pen, comunque dal balzo di Marine Le Pen in Francia, e poi c'è anche NCD. Allora vi presento, per questo citavo anche questi partiti, perché i nostri ospiti sono, oltre a Davide Faraone del Partito Democratico, membro della segreteria del Partito Democratico. Buongiorno. Buongiorno, poi c'è Fabrizio Cicchitto del Nuovo Centrodestra. Buongiorno. Buongiorno, poi c'è Iole Santelli di Forza Italia, Massimiliano Fedriga Ciao. Della Lega e per la stampa, giornalista della stampa, Francesca Schianchi. Buongiorno. Buongiorno, e in collegamento da Milano c'è Daniele Bellasio del Sole 24 Ore, bentornato anche a Daniele Bellasio. Buongiorno. Buongiorno, grazie. Allora, comincerei subito dalle province che riguardano tutti, essendo una questione parlamentare, proprio con questo voto finale che ci sarà oggi. Allora, Davide Faraone, il segnale ieri è stato di una qualche preoccupazione su questo provvedimento, anche se poi Renzi ha twittato: riusciremo ad abolire, se non altro, il pagamento di 3.000 stipendi legati alla politica. Con entusiasmo ha detto questo Renzi ieri sera, ma insomma qualche timore c'è? Metterete la fiducia, come scrive il Corriere della Sera? Ma è probabile che si metterà la fiducia, visto che ieri, diciamo, un provvedimento che reputiamo oggettivamente corretto, al passo con quello che i cittadini vogliono, ha rischiato effettivamente di non essere approvato al Senato e seppur nella convinzione che è un provvedimento che passerà, perché comunque i numeri siamo molto fiduciosi che ci siano, la preoccupazione è il fatto che vi sia ancora una classe politica così distante da quelle che è la sintonia necessaria che ci dovrebbe essere col Paese. Oggi, se giriamo per i bar d'Italia, di qualunque città d'Italia, e chiediamo ai cittadini se reputano utile il ruolo delle province del passato o un costo aggiuntivo per la collettività, troveremo il 99% dei cittadini che diranno che non sono utili e che vanno abolite. Se giriamo invece al Senato, troveremo il 99% dei senatori che pensano che invece debbano stare in piedi. E se questo è l'antipasto, siccome noi abbiamo intenzione di fare delle riforme istituzionali che taglino radicalmente i costi della politica, inutili, quelli che servono per la democrazia sì, ma quelli inutili li dobbiamo abolire, è chiaro che c'è un minimo di preoccupazione. Però ognuno deve rispondere al Paese, non a Renzi. Cioè, Renzi è fiducioso, tutti noi siamo fiduciosi che le riforme passino. Dopodiché chi decide di mettersi di traverso, a cominciare il Movimento 5 Stelle, che dice che vuole tagliare i costi della politica, che c'è un apparato partitico che ha occupato la democrazia. Poi noi proponiamo l'abolizione delle province e votano contro, fanno ostruzionismo. Facciamo la correzione, perché però non è un'abolizione delle province, questo lo dobbiamo dire per i telespettatori. No, di fatto non lo è. Di fatto togliete il diritto di voto ai cittadini per le province facendoli diventare
diventare enti di secondo grado. I cittadini a casa devono saperlo, ma le province rimangono. Non è così, ci saranno 3.000 politici in meno che percepiranno indennità, così come dovremmo abolire il Movimento 5 Stelle Populismo. Faccio intervenire Fedriga, semplicemente magari vi invito a non accavallarvi, tanto c'è spazio per tutti, però certamente allora questo è un disegno di legge Delrio che è, come dire, propedeutico poi eventualmente a un'abolizione delle province che si dovrebbe fare con una legge costituzionale che non si può fare. Ma quando noi parliamo di taglio alla spesa, di cosa parliamo? Certo, io vorrei capire se questo non è taglio della spesa, qual è il taglio della spesa? Certamente c'è questo e c'è dell'altro, ma bisogna avere il coraggio di togliersi di mente quello che è stato e pensare a quello che dovrà essere. Se noi pensiamo, e mi meraviglia che la Lega su questo si metta di traverso, visto che loro sono fra quelli che dicono che bisogna abolire i prefetti, per cui anche loro ogni tanto... Beh, sono esattamente il contrario però, eh? Vabbè, l'ho capito. Esattamente il contrario della posizione. Però se loro parlano e ragionano della questione di come dobbiamo tagliare costi suppletivi rispetto a una società che ha esagerato rispetto a questo, e poi siete contro il taglio delle province, consentitevi, secondo me è un errore. Era una precisione di tipo sostanziale, nel senso che non è questo, è un'altra cosa, è sicuramente una riduzione del peso delle province, perché non ci sarebbero più, per dire, appunto, le elezioni, molti poteri verrebbero assegnati invece alle città metropolitane e quindi avrebbero un ruolo e un maggior potere sicuramente i sindaci di queste città metropolitane che assorbono alcuni dei vecchi poteri delle province, questo per precisione. Fedriga però voleva obiettare. Sì, secondo me bisogna però avere... No, io vorrei anche che quantificaste per i telespettatori, e cioè... quanto si risparmia? Allora, guardi, noi ovviamente i dati ufficiali dalla Ragioneria Generale dello Stato non sono ancora arrivati, però sono pochi milioni di euro, perché il problema del quando si parlava dei miliardi di euro che si risparmiano abolendo le province, in realtà è come se si eliminasse qualsiasi servizio che dà le province. Le province, voglio ricordare che adesso, come è stato confermato ieri per esempio al Senato, seguono gli edifici scolastici, hanno responsabilità sugli edifici scolastici, le province hanno ad esempio competenza sulle strade, sugli uffici provinciali del lavoro, quelle competenze non è che spariscono e il personale viene mandato a casa, rimangono e il personale in alcuni casi addirittura va a livello superiore, diventa regionale, aggravando i costi, perché ovviamente il contratto dei dipendenti pubblici regionali è maggiore rispetto a quello provinciale. Ma per non entrare in tecnicismi è giusto che a casa sappiano che questo disegno di legge non elimina assolutamente le province. Non a caso, come ho detto, è stato approvato un emendamento che garantisce alcune competenze alle province e quindi rimangono sostanzialmente inalterate. Semplicemente toglie la possibilità dei cittadini di eleggere chi governa la provincia. Vuol dire che se il presidente della provincia, la maggioranza in provincia o in quel caso ovviamente la giunta lavorerà male, il cittadino non potrà più dire lo mando a casa perché sta facendo male. Però è in vista di una eliminazione. È in vista, per adesso noi ci vediamo questo. Dopodiché, per quanto riguarda la riforma costituzionale, noi siamo disposti a discutere, perché è ovvio che dovremmo pensare degli ambiti territoriali ampi che gestiscano, per esempio, alcuni tipi di servizi. Mi auguro che il Partito Democratico non abbia la follia di portare tutto sotto la regione, perché sarebbe un aggravio di costi. Non a caso la Sicilia, con la balla colossale che ci aveva raccontato aboliamo le province, nella sostanza ha creato più ambiti rispetto al numero delle province precedente, perché quei servizi comunque devono essere erogati. Quindi noi cosa diciamo? Per abbattere i costi, per esempio le prefetture, quello è un costo dove non c'è il controllo del cittadino perché non è eletto da nessuno e ha poteri molto ampi. Diciamo invece spostiamo quelle competenze su un organo per il quale il cittadino abbia il diretto controllo e possa dire se un soggetto lavora bene o male e può mandarla a casa nel caso lavori male. Allora, c'è Daniele Bellasio che ci dice, non ce l'hanno detta ai politici, però la cifra ce la dice Bellasio. No, più che Daniele Bellasio lo ha detto il commissario alla Spending Review Cottarelli, che i risparmi diretti sono attorno ai 100 milioni, i risparmi complessivi sono attorno ai 500 milioni e ha detto Cottarelli che è una stima prudenziale perché questo risparmio potrebbe addirittura raddoppiare. Si può contestare Cottarelli, però diciamo l'ha detto in Parlamento, l'ha detto il commissario alla Spending Review. Sì, l'ha detto in caso di abolizione delle province, quando si parla di abolizione delle province. Ha parlato dei risparmi dovuti alla riforma, revisione. Ovviamente non poteva parlare di una norma che non era ancora arrivata a conclusione nei suoi termini complessivi, però ha detto che
ripeto, si può contestare il commissario alla spending review, però diciamo, è una cosa, almeno un dato ufficiale detto dalla persona che si occupa della spending review. Quindi sarebbero 500 milioni, stima prudenziale che potrebbe addirittura raddoppiare. Allora, l'ha riportato dal Sole 24 Ore. Potete controllare sul sito. Sì, però mi sembra un po' particolare come analisi, mi perdoni, non, però, ovviamente non con lei, no, ma soltanto per dire che per esempio ieri è passato un emendamento dove, per esempio, su tutti, non c'è il limite al tetto dello stipendio del presidente della provincia, e quindi vorrei capire queste stime su che base sono fatte, non si sa ancora quale sarà il testo. Scusa, ma, come verrà? Non è abbastanza portato, oggettivo, però, che se scompare un organismo. Ho capito, ma allora spariamo le cifre, sparà 10 miliardi di renzi che vengono regalati a tutti. Come siete abituati? Con dirigenti, scusate, no, rimangono, le province rimangono, ma cosa sto dicendo? Ci saranno i funzionari, ma guarda, c'è più bisogno di sbraitare. Non bisogna sbraitare, no. Si parla una alla volta, appunto. Allora, intanto Iole Santelli su questo e anche sulla vicenda parlamentare. Allora, abbiamo, mi sembra, messo un po' in ordine le cose, non è un'abolizione, però è uno svuotamento di potere, un ridisegno dei poteri, il risparmio previsto dal commissario Cottarelli, quindi comunque l'ha detto in Parlamento, sarà. È quello. Vediamo quale sarà va la bene, riforma. Però, vediamo questo, quale sarà, siccome stiamo parlando di qualcosa voi ieri che avete votato contro, però mancavano alcuni senatori di Forza Italia e quindi mancavano, diciamo, poi alla fine per pochi voti. Il caso politico è che sono venuti a mancare dei numeri al governo, non che mancavano i senatori di Forza Italia. A voi se volevate fare però, la battaglia contro voglio dire, quello che il punto è questo, come abbiamo già visto prima nelle poche frasi dell'inizio del dibattito, il quadro è estremamente confuso. Perché alla fine stiamo parlando di una norma che dovrebbe essere transitoria, finalizzata, mi scusi, più un effetto propaganda annuncio, come già ci ha detto prima l'onorevole Faraone, no? Dobbiamo fare quello che dice la gente, dobbiamo dare un po' di populismo, un po' di verniciata per andare alle elezioni. Detto ma da stiamo Forza facendo. Italia è veramente bellissimo. Beh, mi scusi, se lei mi dice. Però no. Beh, guardi, in questo momento veramente. Adesso la battuta sta quanto sta, però veramente sembra. Io la sentivo e sembrava pubblicità progresso. Proprio sentivo pubblicità, però progressiamo la campagna. Noi l'abbiamo fatta forse meglio per tanti anni. Per il momento adesso stiamo discutendo di questo, di una norma che mi viene detto è oggettivamente corretta. Adesso, in Parlamento sta una norma per, o meglio non il risultato della norma, ma le modalità con cui viene fatta questa riforma, si sta discutendo. Se si parte da è oggettivamente corretta, andiamo veramente molto poco avanti. Quindi la discussione è cosa stiamo facendo realmente, a cosa arriveremo, sì, però perché è la domanda è anche a che cosa, qual è il vostro obiettivo? L'obiettivo è allungare i tempi per fare in modo che ci siano le elezioni. L'abbiamo sempre avuta questa posizione, credo. Non è che è cambiata con il governo Renzi, è la posizione che avevamo 3 anni fa, si è discusso varie volte, abbiamo detto che ci siamo rifiutati di fare la parte abolizione piena delle province quando non eravamo noi al governo, ritenendo che fosse di natura costituzionale e che dovesse essere vista nell'ambito di un discorso più in generale. Noi siamo nella stessa posizione direi da anni, quindi abbiamo poco da spiegare. Io credo che oggi la questione verrà liquidata, nel senso che, positivo del termine, stiamo in una operazione intermedia, perché poi vede, quando si lanciano gli slogan, cioè lo slogan anche giù, abolizione delle province, e poi quando lo prendi di petto vedi che la cosa è molto più complessa di quanto non si creda. Emergono aspetti costituzionali, emergono i problemi di come collocare i dipendenti, perché non è che li mandi a casa, e di come ridislocare le funzioni. Quindi stiamo facendo una operazione intermedia di questo tipo. Poi, ma questa è una mia valutazione assolutamente personale che non riguarda neanche il nuovo centrodestra, la mia riflessione è se noi una riflessione anche sulle regioni e sulla loro operatività dovremmo cominciare ad aprirla. Ma specialmente, secondo me, se noi non prendiamo di petto un tema su cui vedo che c'è una singolare omertà e silenzio costituita da questo dato. Noi parliamo dei costi della politica. Vedo che Renzi dà a questo tema una impostazione, questa sì che c'è uno spicchio di demagogia, i 3.000 che non prendono più lo stipendio, insomma lì c'è uno spicchio di demagogia, c'è il problema di semplificare, ma se non prendiamo di petto, questo lo dico anche a Cottarelli, non presente qua, il nodo
della estrema moltiplicazione dei pani e dei pesci che è avvenuto per quello che riguarda comuni e regioni per le partecipate, per le aziende partecipate, che significano consigli d'amministrazione, presidenti, vicepresidenti e così via. Ebbene, questa operazione delle province otterrà un risultato, ma il nocciolo duro, diciamo così, di una situazione nella quale abbiamo smantellato l'industria a partecipazione a livello nazionale e poi se ne sono fatte una moltitudine ai livelli locali, questa è una questione su cui tutte le forze politiche, compresa la Lega, dovranno metterci la testa, perché lì c'è un, diciamo così, una realtà che potrebbe darci delle sorprese anche positive sul terreno della riduzione della spesa pubblica. Dipende sempre da voi questo taglio, scusa, molto importante. Sì. Una cosa dipende dalla politica, dal quadro politico. Presidente Cicchitto, frattanto già da qualche anno si parlava anche di eliminazione di tutti gli enti intermedi fra comuni, province e regioni. Frattanto ancora sono vive e vegeti sul territorio, quindi stiamo attenti a non farla riverniciata per guadagnare qualche pagina. Anche tutta la politica, ma di fatto puoi cambiare poco le cose. Però dunque, e là dipenderà fonte, molto dalla regione. Una fonte insospettabile, perché un presidente di regione, il presidente Caldoro, ha ricordato che originariamente le regioni erano un centro di programmazione. Poi sono diventati un centro di gestione, di potere, di distribuzione di risorse, si sono dilatati in un modo estremo e questo... C'è uno squilibrio, diciamo così, dei poteri che se ci vogliamo mettere mano, questo delle province è soltanto un piccolo passo. Però questo delle province, per quanto riguarda un nuovo centrodestra, voterà compatto a favore del disegno di legge Delrio. Ho detto che secondo me, ma voglio dire, guardi, quello che è successo ieri alla Camera, al Senato... Secondo lei metterà la fiducia Renzi? Questo dipende dalla sua valutazione delle forze in campo e dalla valutazione specialmente dei suoi gruppi. Può darsi che la metta, secondo me se la mette giustificato, voglio dire, ma dipende dalla valutazione degli equilibri interni al Senato. Qui c'è Francesca Schianchi che sa tutto delle dinamiche del Partito Democratico. No, io volevo solo dire, a parte volevo far notare che il DDL Delrio, che oggi viene definito un provvedimento renziano, prende le mosse già dal governo Letta, cioè una cosa che antecedente addirittura l'arrivo di Renzi al governo e che già alla Camera Fedriga, Santelli, Cicchitto ricorderanno, passò con molte critiche, molte difficoltà. Però quello che mi sembra importante, al di là del merito che vede ovviamente su posizioni diverse le forze politiche, mi sembra che la fatica con cui ieri è andato avanti il percorso al Senato possa mettere un po' in allarme il Partito Democratico per quello che verrà. Stasera Renzi parlerà con i gruppi parlamentari della riforma del Senato del titolo quinto. La riforma del Senato non sarà facilmente digeribile per i senatori e anche per un PD che non su tutto è d'accordo con il suo leader. Oggi leggevo una dichiarazione di Matteo Orfini, che è uno dei leader di un pezzo della minoranza del PD, che dice sul decreto lavoro, il decreto lavoro è invotabile, o mettono la fiducia o noi non lo possiamo votare. Quindi questo insomma dà un po' la misura, cioè al di là del merito del DDL sulle province. Per capirci, noi lo riteniamo non solo votabile, ma lo condividiamo dall'A alla Z. Lo so, però un problema appunto con allora immagino che Francesca Schianchi voglia girare queste obiezioni a Davide Faraone e poi sentiamo naturalmente anche Bellasi. Io mi porrei un problema alla volta, nel senso che noi abbiamo sicuramente anche la legge elettorale è passata per 9 voti su un emendamento decisivo che riguardava la doppia preferenza di genere, 9 voti alla Camera che in proporzione rispetto al Senato è molto più risicato dei 4 di ieri del Senato ed era molto più delicato quel voto. Noi sappiamo che stiamo agendo... Alla Camera la vostra presenza parlamentare è molto più forte di quella che c'è al Senato. Appunto, per cui passare per 9 voti vuol dire che lì abbiamo rischiato molto di più che in questo caso. È vero che c'è il voto segreto, c'erano tutte altre questioni. Io so bene che molte vicende le risolveremo sul filo e molte le risolveremo con i voti di fiducia. Ma perché è comunque un governo che necessita di un sostegno che... prescinda anche dal singolo provvedimento. Io credo che questo sia un governo di legislatura, così abbiamo detto agli italiani e così abbiamo detto in Parlamento, che si dà una missione alta di riforme, che a volte possono anche vedere delle resistenze
Reputo anche naturale che in Senato, abituati a fare le leggi, discutano in maniera restia a togliersi questo tipo di potere. Però io posso essere scambiato per populista. Io credo che la forza oggi del governo Renzi c'è se è in sintonia con la società, non se è in sintonia con le Camere. Se poi nelle Camere ci saranno parlamentari o partiti o gruppi parlamentari che decideranno di bloccare il processo riformista indispensabile, no, che, se però... ne assumeranno le responsabilità. No, no, l'investitura popolare perché noi, l'investitura popolare è ritardata. Io ho capito, no, però il dato, no, anziché Federica però... essere contento, perché è stato detto Federica contento per il voto di Le Pen in Francia, io credo che lì, non mi sembra che la Lega stia interpretando in questo momento un sentimento su una questione su cui la politica si deve interrogare, non Renzi. Il tema non è se Renzi si deve interrogare soltanto del perché c'è questa resistenza nei confronti dei partiti, delle istituzioni, dell'Europa. Ci dobbiamo interrogare tutti e quindi fare provvedimenti utili. Lei diceva, giustamente diceva, il governo Renzi vuole essere in sintonia col paese, non con le Camere, ma i provvedimenti devono passare coi voti del Il problema è che infatti il tema è riuscire a muoversi su questo filo. Difficilissimo. Se è possibile dare un consiglio, deve cercare di far quadrare il cerchio. Voglio dire, alla fine purtroppo inevitabilmente si passa per un consenso del Parlamento, nonostante non ci sia un'elezione. A maggior ragione ci vorrebbe essere, ma questo è un parere, un'ulteriore attenzione nei confronti dei parlamentari e del Parlamento, se no rischia veramente di rischia di sottolineare ma non è un problema di locale perché ora scusi un attimo, io sono opposizione, quindi è normale che in questo modo per favore le riforme no però sulle province e le riforme non è che sono quelle che mi dice il governo, le riforme sono quelle che decidiamo insieme, scusa un secondo, sulla riforma delle province dovevamo aspettare che si facesse, siamo sempre stati contrari alla riforma. Scusa, siamo sempre stati contrari, ma non è che adesso è arrivato il Messia. Se per 10 anni una forza politica, 5 anni, ha sempre sostenuto che se fosse necessaria una riforma costituzionale, non è che adesso in nome del Messia Renzi cambiamo idea. Quello che ti voglio dire è che, vedi, la differenza è questo, capire se c'è la volontà reale di fare le riforme e di fare le leggi, allora si discute e si trova la quadra. Se invece sembra un qualcosa di rapporto veramente, come dici tu, Presidente del Consiglio, gente, perché poi io devo dire il Parlamento tanto mi ostacola e quindi tutto sommato me ne vado da elezioni perché non mi fanno fare quello che vogliono, questo è il sospetto che tutti abbiamo, capisci che le strade allora di chi anche interloquisce con voi, sia dall'interno che dall'esterno della maggioranza, allora, no, oggettivamente sono un momento perché devo dare Devo dare la pubblicità e vi prego però di parlare una alla volta, se no non si capisce niente a casa. Mi sembra che l'onorevole Santelli abbia detto una cosa che merita poi una replica da parte di Faraone dopo la pubblicità, quando sentiremo anche Daniele Bellasio. Prima però della pausa pubblicitaria devo dare conto di una precisazione che è arrivata dall'authority, dall'antitrust, perché nella puntata di Omnibus di lunedì Federico Fubini della Repubblica aveva detto che il presidente dell'antitrust Giovanni Pitruzzella guadagnava 450.000 euro, invece Pitruzzella dice di no, lo mette per iscritto in questa nota dell'ufficio stampa, che Pitruzzella in realtà guadagna 311.658,53 euro. E questa precisazione ci è stato chiesto di farla, l'abbiamo fatta, ora la pubblicità, poi torniamo a parlare di questo quadro politico e delle province del caso di ieri, fra poco. Allora, di nuovo in onda, Daniele Bellasio, la pubblicità ci aveva interrotto prima di darti la parola, ma volevo chiederti sia un'analisi, diciamo, politica anche, il significato, che cosa fa prevedere anche rispetto alle altre riforme, se si tratta di vendette, come scrive qualcuno, dell'inizio di un percorso difficile per la maggioranza, per Renzi, questo episodio di ieri. Ma diciamo così che paradossalmente le difficoltà del governo Renzi rafforzano il governo Renzi, nel senso che Matteo Renzi ha necessità, lo si capisce anche dal modo di comunicare che ha sia su Twitter sia appunto torno a casa, non sto alla cena del G8 perché ho un sacco da fare,
ha necessità di dimostrare anche velocemente in vista delle europee. Io peraltro non ci trovo niente di male che i leader politici pensino anche a raccogliere voti alle elezioni. E fa un po' sorridere, mi perdoni la parentesi, l'onorevole Santelli, un esponente di Forza Italia, che critica il fatto che un leader si riferisca direttamente agli elettori. Non ho detto questo. Silvio Berlusconi l'avevano eletto. Ci sono state le primarie, ma io non voglio fare... No, le primarie, scusi, del PD, non le primarie, non le primarie del popolo italiano. No, era una battuta. Siamo tutti così suscettibili. No, figurarsi. No, era solo per dire. Possiamo far finire Bellasio. Ho capito, ma se mi dice che la legittimazione di Renzi sono le primarie del PD... Non ho detto questo. E come no? Allora, facciamo così. Piccola parentesi. In termini di strategia di comunicazione... Che sia un esponente di Forza Italia a criticare il rapporto diretto leader o leadership elettori è alquanto strano, in quanto... Prego. Lasciamo Forza Italia alla sua crisi e andiamo oltre siete entrambi suscettibili. Bellissimo. Va bene, allora ritorno a quello che dicevo all'inizio. Penso che da un certo punto di vista la leadership di Renzi abbia bisogno di dimostrare che il governo sta cercando di fare delle cose con gran fatica. È un po' l'opposto della strategia di Grillo. Grillo dal di fuori dice: noi vorremmo fare un sacco di cose, però la politica non ce la fa fare e urla, sbraita, salvo poi, stranamente, il Movimento 5 Stelle cerca di impedire, per esempio, la riforma delle province. Devo ammettere che questo mi ha molto stupito. Invece Renzi utilizza una strategia simile ma opposta, cioè dal governo, cioè da Palazzo Chigi, cerca di fare delle riforme e dà un po' l'atteggiamento al Paese, e in parte questa è la verità, di farle contro la vecchia politica che cerca di ostacolare questo processo riformatore. Va detto peraltro invece, visto che prima ho parlato, tra virgolette, degli aspetti critici della leadership berlusconiana, che in questo è fortemente aiutato da un accordo sulle riforme che secondo me sta tenendo molto bene, del quale accordo non fa parte la riforma delle province, che come ricordava bene la collega Schianchi viene da molto prima, non c'entra con l'accordo Berlusconi-Renzi. Quindi questo accordo per le riforme è il quadro politico che sta tenendo in piedi lo scenario attuale, che è fatto di riforma del Senato, di riforma della legge elettorale e di riforma del titolo quinto. E in questo ha ragione l'onorevole Cicchitto quando ricorda che bisogna ripensare anche al ruolo delle regioni. Da questo punto di vista è corretto dire che forse i problemi maggiori a Renzi vengono dal suo stesso partito, ed è qui che forse una maggiore attenzione all'iter parlamentare e al rapporto con il suo partito da parte del Presidente del Consiglio lo potrebbe mettere al riparo da possibili incidenti che, a mio modo di vedere, possono più venire dal PD che non dalle altre forze politiche sul processo di riforme. Chiaro. Allora deve fare la Santelli la precisazione, faccia la precisazione, no, e poi vede, dopo non però vede, deve, alla non... fine praticamente abbiamo detto la stessa cosa, cioè io ho detto non che Renzi non si debba rivolgere alla gente, il Presidente del Consiglio si rivolge al popolo italiano ovviamente, ma che proprio un Presidente del Consiglio che non ha la legittimazione del voto dovrebbe avere una maggiore attenzione nella interlocuzione con il Parlamento, sia il suo partito che altro. Questo poi, guardi, riguarda soprattutto il Presidente del Consiglio e le riforme che si possono fare per il bene di tutto il Paese. Allora, andiamo, Davide Faraone, non c'era bisogno la riforma di agitarsi appunto, troppo. Di cui parlerete oggi è la riforma del Senato. Oggi la Repubblica scrive che nella proposta, che nel disegno di legge di riforma del Senato ci sarà anche una modifica che invece è molto importante ed è costituzionale anche questa, per cui il Premier
potrebbe avere il potere, questa è la richiesta, il Premier che possa avere il potere di revocare i ministri, cosa che adesso sappiamo è impossibile. E su questo ci sarebbe l'accordo di Forza Italia. E così è contenuto in questo testo, è un ulteriore... Ma lì stiamo cercando di inserire in questo binario della riforma costituzionale che prevede un iter più farraginoso rispetto all'iter della legge ordinaria, di inserire quante più riforme utili possibili. Io sinceramente questa preoccupazione sul PD l'avverto, figuriamoci, vedo un grande dibattito del Partito Democratico. Però sono anche fiducioso che alla fine se ne venga fuori. Faremo cioè lei dice oggi alla fine riunione... Orfini e Fassina voteranno il ma decreto io... sul lavoro. Ma non perché per imposizione, intanto stiamo parlando in questo momento di riforme costituzionali, sì, sì. Poi il decreto sul lavoro è un'altra storia. Noi abbiamo un doppio binario riformista in questa legislatura, se la vogliamo riciclare vogliamo farla arrivare fino al 2018, altrimenti non è utile e si torna a votare. Un binario che riguarda le leggi ordinarie, su cui c'è una maggioranza che è quella che sostiene il governo Renzi, e su quello e lì ci sono tutte le questioni che riguardano il lavoro, l'ordinaria amministrazione, che per ordinaria amministrazione vuol dire grandi riforme in campo economico e sociale, perché lì dentro c'è anche il tema del welfare, la riforma dell'assegno universale, della cassa integrazione in deroga, di cui non si parla quasi mai, si parla semplicemente della precarizzazione del lavoro, ma non si parla dell'universalizzazione dei diritti che in questo paese non c'è, e dall'altro lato c'è binario... perché non c'è neanche il testo. No, c'è il testo, c'è però la proposizione di far camminare insieme le due cose, sì. Non far perdere soltanto i diritti, ma anche dare una protezione in più a chi oggi non ne ha. Dall'altro lato c'è il binario che invece riguarda le riforme costituzionali, su cui c'è una maggioranza più larga rispetto a quella che sostiene il governo. Ieri cos'è che è andato in fibrillazione? C'erano una parte della maggioranza ordinaria di quella già di governo che è andata in fibrillazione sulla questione che riguardava le province. Quindi è chiaro che noi ogni tanto una registrata la bisognerà dare. Però io sono fiducioso che anche i partiti presenti in Parlamento si preoccupano, e non è un problema soltanto elettorale, è un problema oggettivo, si preoccupano del consenso della società nella loro affermazione, nel loro atteggiamento parlamentare. Io vedo anche l'esposizione delle magliettine, delle bandierine, dei cartelli in Parlamento per fare vedere quello che accade lì dentro fuori, e la legittima aspirazione delle forze parlamentari di esternalizzare un messaggio che altrimenti rimane all'interno. Allora, e il miglior modo per esternalizzare un messaggio efficace è fare le riforme. Allora, intanto, chi frena? Devo interrompere semplicemente perché è uscita la notizia proprio in questo momento che il Consiglio dei Ministri si è riunito a Palazzo Chigi pochi minuti fa per autorizzare l'apposizione della questione di fiducia sul disegno di legge delle province, il cui esame è in corso al Senato. Posso. Questo è un segno di debolezza, Cicchitto? Posso. Non è né un segno di forza né un segno di debolezza. È un segno che bisogna fare i conti con i lavori parlamentari e se questi danno manifestazione, diciamo così, di difficoltà per assenze che poi non si capisce mai se sono politiche o occasionali, è giusto che il governo, visto che vuole chiudere la vicenda delle province, apponga la questione di fiducia. Insomma, voglio dire, Renzi è stata una straordinaria operazione mediatica e politica. Dopodiché questa cosa si passa dalla poesia alla prosa, e la prosa è rappresentata dal Parlamento, e col Parlamento bisogna misurarci. Sì, ma io volevo aggiungere un paio di cose a quello che veniva detto. In primo luogo, io reputo che una volta che è passata le province, il Senato debba prendere in considerazione, perché è un perno fondamentale attraverso il quale capiamo anche altre cose che riguardano la legge elettorale, la sua autoriforma, e quindi tutto quello che comporta, che cosa sarà il Senato nel futuro, perché se non sappiamo che cos'è il Senato nel futuro non potremo anche ricavarne delle conseguenze di sistema per quello che riguarda la legge elettorale, che allo stato attuale riguarda soltanto la Camera. Dico anche che nel merito a me sta benissimo, è una vecchia posizione di cui si parlò moltissimo a Forza Italia e così via, l'aumento dei poteri del Premier, il potere del Premier di cambiare di revocare i ministri. Come questo
possa essere piazzato in un progetto di riforma del Senato. Lei non... No, io non è che sono favorevole o contrario. Lei dice non deve stare lì. Voglio capirlo, perché è una operazione di, diciamo così, di ingegneria istituzionale un po' complessa e arrischiata. Chiaro. Per quello che ci riguarda, siccome questo governo poi nella maggioranza che non è soltanto una cosa occasionale, ma che è quella che deve poi votare i provvedimenti, vedi quelli sul lavoro e così via, per quello che ci riguarda, in parallelo con queste riunioni del Partito Democratico, noi faremo una riunione che attiene a tutto il tema delle riforme istituzionali, con particolare riferimento alla, oggi, riforma, alla riforma del Senato. La faremo in settimana. Questi giorni. Allora, intanto c'è un tweet del Mattino di Renzi, che dice: oggi giornata importante per province e riunione chiave stasera su Senato e Regioni. E poi stamani nelle scuole, destinazione Calabria, Scalea, perché continua le sue visite nelle scuole, nel disagio della scuola. Della legalità. Questo credo che sia una cosa della legalità. Come? Credo che sia un incontro sulla legalità, in realtà, in Calabria. A Scalea non è una scuola. Sì. Cioè il discorso è un compagno, però sulla legalità. È sempre legato, non è la visita alle scuole, sono altra roba, è un'altra roba. Allora, però io invece vorrei arrivare anche a parlare della crisi di Forza Italia, perché insomma ieri Berlusconi ha sentito la necessità di intervenire dicendo: ma non è vero che ho il cerchio magico, perché insomma sembra che stiano decidendo tutto, e questo ce lo dice Iole Santelli, se è vero, Toti, Francesca Pascale e Maria Rosaria Rossi, che ci sia questo così, questo cerchio magico, per l'appunto. Ne sa qualcosa anche Federica, e poi ci... Poi io sapevo un po' di più sulle riforme che... Ma prima, lasciamo parlare, dopo... torniamo su questo. Allora, innanzitutto un completamento sul discorso di prima. E abbiamo detto che Forza Italia potrebbe essere interessata ad una norma che indica la revoca dei poteri. Allora, completo il discorso che ha fatto anche Fabrizio Cicchitto. Forza Italia credo che questa norma non è che l'ha pensata, l'ha scritta, l'ha votata, credo, il Parlamento, che, nella riforma del 2006, nomina e revoca dei ministri, noi l'avevamo fatta diventare legge costituzionale, quindi insomma è ovvio che adesso siamo d'accordo, non solo sulla revoca ma anche sulla nomina, che è un dato un po' più delicato con il PD, spero che sia arrivata anche il PD sulle nostre posizioni. E guardi, io sono in lavoro con Forza Italia dal 95. Da quando sono in Forza Italia io ho sempre sentito parlare dei consiglieri che blittavano Berlusconi. Sono sempre stati dei consiglieri, le due o tre persone responsabili all'interno, il gruppo parlamentare, per di tutte quelle che sono le manifestazioni. Cioè, Berlusconi non è mai colpevole di niente, agli occhi. C'è sempre qualcuno che lo chiude, qualcuno che lo... Adesso. Cerchio magico. Io spero che non venga utilizzato, che venga utilizzato dalla stampa questo nome. Quindi è una questione che sicuramente la stampa ha ben amplificato, anche perché si presta. Sì, però una sofferenza mi pare che venga fuori. Scusi, si presta, ho detto, si presta. No, il termine cerchio magico, perché non mi piace, perché è palesemente collegato ad un'altra vicenda, e questo in termini di stampa è brutto farlo, credo. Brutto. Si può chiamare in maniera diversa. Quindi Berlusconi ha sempre deciso poi per cavoli suoi, e chi dunque c'è stato vicino lo sa. Ha sempre sentito tutti, ha ascoltato tutti. Un tempo era Fabrizio Cicchitto quello che veniva considerato troppo ascoltato, e l'unica eminenza grigia. Le liste non le fanno Toti, Maria Rosaria Rossi. Scusi, allora, Pascale non c'entra niente in questa vicenda. Toti è uno dei dirigenti nuovi. C'è qualche problema? Mi pare che io rimango su quella che era la polemica precedente di Forza Italia. Forza Italia sicuramente non ha vissuto il periodo anche della rottura con i colleghi dell'NCD in maniera facile. È stato un qualcosa di sofferto. Poi magari per loro è stato anche più semplice, perché hanno cominciato una strada nuova. Per noi emotivamente siamo anche rimasti in quel tipo di sofferenza. Ma io ricordo che dall'altra parte delle posizioni dei colleghi di NCD c'era chi in Forza Italia diceva: decide tutto Berlusconi, mentre alcuni dicevano: no, dobbiamo discutere. Oggi molti tu di quelli sai bene che io molti ho di sempre quelli... detto la seconda cosa. No, scusami, sto dicendo, voglio dire, nel momento in cui c'era una discussione, mentre eravamo in PDL, la vostra posizione era: bisogna che discutiamo tutti. C'erano alcuni colleghi che dicevano invece: deve decidere tutto Berlusconi. Sì, sì. Stranamente oggi le persone che dicevano prima deve decidere tutto Berlusconi dicono: rivogliamo la democrazia. Questo
al medico però Renzi. Non è che abbiamo capito tanto, no, però glielo ripeto, glielo ripeto, no, scusi, no, glielo ripeto in maniera semplice. No, no, allora, perché se non ricorda, si mettono i nomi, no, scusi, io no, penso no, che no, parliamo in astratto, dico con nome, ci sono quelli che no, forse scusi, gli uni. Lo utilizzo, no, guardi, l'ultima cosa che voglio fare è mandare messaggi. Allora, nel momento in cui c'era una crisi PDL del passaggio a Forza Italia, veniva rivendicato anche da coloro i quali stanno oggi nel partito con Fabrizio Cicchitto, un maggiore spazio democratico del partito. C'erano gli aristi, ve li ricordate nomi e cognomi sui giornali, li avete battezzati voi così? Che dicevano, da Verdini, a collega Fitto, a tanti altri, che dicevano tutto lo decide Berlusconi. Confio. Oggi sono gli stessi che dicono non Fitto va bene le decisioni. Che dicono, no, deve decidere Berlusconi. Sto dicendo, loro dicevano questo, l'hanno detto in tutte le trasmissioni televisive. Adesso invece oggi dicono non va bene quello che decide Berlusconi, dobbiamo metterlo in discussione. Quindi, l'ultima cosa che voi... Chi decide? Quindi, Berlusconi. Le liste. O decide Berlusconi, perché loro hanno detto che noi abbiamo votato, i colleghi di NCD non sono venuti al congresso, hanno votato una mozione per cui sono stati dati tutti i poteri a Berlusconi, richiesta esattamente da chi oggi ed è Berlusconi, mette in discussione quindi, questa cosa. Bene, ed è Berlusconi non che decide visto, però non con non il cerchio visto. Magico. No, questo guardi, dice ha nominato l'ufficio di presidenza. Il cerchio magico si chiama e viene identificato sempre con le due o tre persone che possono essere attaccate invece di attaccare frontalmente Berlusconi. Io sarei molto più serena se i miei colleghi che legittimamente hanno una posizione criticassero direttamente sbaglia Berlusconi. Perché non si può attaccare Berlusconi invece di Maria Rosaria Rossi? Chiaro. Non è più facile attaccare, è più difficile attaccare Berlusconi, così è più lo chiaro. Capisco, però. Così è più no, chiaro. Guardi, va bene, non c'è allora, bisogno, non Fedriga, mi faccio. Si parla di cerchi magici, dice, si evoca il passato, insomma la fase declinante della segreteria di Bossi. Lei ha questa impressione, guardando a Forza Italia, che comunque resta anche un vostro potenziale alleato e alleato in alcune partite amministrative, se non altro. Userei la parola potenziale perché... viene chiamato per perizia. Esatto. No, non vengo chiamato per perizia perché diciamo io sono abituato a non intromettermi nelle questioni interne degli altri, oltretutto perché non ho la conoscenza per fare una valutazione approfondita. Però fu una fase negativa e delicata quella del cerchio magico. Noi di Bossi, penso che l'abbiamo risolta anche con forza, anche con diciamo delle scelte con Maroni anche visivamente molto diciamo molto aggressive per un cambio di rotta, è andata bene, Maroni ha vinto il congresso e penso sia stata una fase di rilancio adesso anche con il segretario Matteo Salvini e si vede la differenza oggettivamente anche come azione politica. Io però voglio un po' approfittarne che mi ha dato la parola perché è molto difficile visto che ho visto dei dibattiti. Non dica così. No, le dico perché... No, ma non per... Però voglio dire... Però io vorrei soltanto sottolineare che allo stato attuale, ho sentito Faraone che parlava delle grandi riforme, c'è l'eliminazione del voto popolare sulle province, nella sostanza l'eliminazione della scelta dei, peggiore ancora del cosiddetto porcellum, della scelta dei cittadini per quanto riguarda il proprio parlamentare. Ricordo che con la grande riforma elettorale che sta portando avanti il Partito Democratico non si sa nemmeno in quale collegio verrà eletto un parlamentare, quindi il cittadino viene tolta totalmente la libertà di scelta. Lo dice il centro studi della Camera, dove addirittura per i partiti con una percentuale sotto il 15% c'è l'80% di casualità di dove scatta il collegio. Quindi non è assolutamente correlato al voto che riceve su quel singolo territorio la lista, seppur corta, di parlamentari. Seconda cosa, ho sentito parlare da Faraone dell'assegno universale, della scossa per quanto riguarda l'assistenza a chi perde il lavoro. Ho sentito parlare da Renzi dei 10 miliardi dell'IRPEF tagliati, per adesso non c'è nulla. L'unica certezza che c'è oggi, e l'ha detto anche ieri il ministro Poletti, è che manca 1 miliardo per la cassa integrazione in deroga. L'unica certezza, tutto il resto, non... ci sono delle bozze che girano, senza nulla di certo, sul disegno di legge. In queste bozze, se bisogna essere chiari, c'era addirittura l'eliminazione della detrazione per il coniuge a carico, articolo 2, perché qualche bozza mi è arrivata. Vuol dire... Questo cosa significa? Che le famiglie monoreddito che prendono 20.000 euro all'anno, quindi le classi più colpite dalla crisi, le fasce più deboli, sa quanto perderanno all'anno? Esattamente quei 1.000 euro che Renzi ha detto di dare in più nelle buste paga. Se questa non è una presa in giro, io voglio vedere cosa dopo ovviamente verrà alla nostra attenzione. Io questa bozza ce l'ho scritta, ovviamente, quindi non parlo per sentito dire, però è questo di cui stiamo parlando. Se dopo vogliamo dire che Renzi...
Taglia le, elimina le province, che non è vero, che ridà scelta ai cittadini per i parlamentari, che è una balla colossale, che dà 10 miliardi di euro per le detrazioni IRPEF, che non ci sono, che taglia l'IRAP di 10%, sa come la taglia l'IRAP, con quali coperture? Con l'aumento dal 20 al 26% delle rendite finanziarie. Peccato che la Commissione Bilancio, a presidenza PD, la scorsa settimana, per un altro provvedimento molto meno oneroso della diminuzione dell'IRAP, ha detto che quelle coperture non sono adeguate. Quindi noi stiamo parlando di aria fritta, di Renzi che si sveglia la mattina e ne spara una delle sue, con pochissime cose concrete. Quelle poche cose concrete, dal nostro punto di vista, sono molto negative. Però ci siamo dati delle scadenze temporali anche, per cui io sfido l'onorevole Fedriga a rivederci qui a maggio, che è la scadenza temporale che ci siamo dati. Prendiamo in parola, per vedere se le cose che sono state dette si faranno oppure okay, no. Posso, se non ci dovessero fare, sarò per primo io a dire che abbiamo fatto pubblicità progresso. Sì, Faraone, ma ci sarà la possibilità che diciate anche non ce l'hanno fatto fare? No, assolutamente, quelli sono provvedimenti del governo. Possiamo dirlo sulle riforme istituzionali, ma su quei provvedimenti lì che dobbiamo presentare alla Camera, al Parlamento, è chiaro. È chiaro che poi ci misuriamo sulla nostra maggioranza, e se non ci fanno fare quelle cose lì non ha senso andare avanti. Okay, io sono contento, però non serve aspettare maggio. E chiudo. No, la cosa che è veramente ulteriormente curiosa, oltre ad essere attaccato di populismo e pubblicità progresso da Forza Italia, è sentirsi attaccato di Porcellum dal partito di Calderoli. Ma non della siete Lega, attaccati, che ha fatto il Porcellum. Potete chiedere, ma io devo fermarmi per la pubblicità. È surreale. 10 secondi, solo dire, non serve aspettare maggio, basta aspettare la prossima settimana che arriva in aula il testo unificato sugli esodati. Aspettiamo Renzi quello più volte, che la prossima settimana il governo trovi le coperture e io sarò il primo ad applaudirlo se passa quel provvedimento. Allora, rimandiamo alla prossima settimana l'applauso di Fedriga, se ci sarà, e no, purtroppo tutto il resto a dopo la pubblicità, fra poco. Allora, Francesca Schianchi, ieri in realtà abbiamo visto, poi c'è Fedriga, ce lo dice anche lui, anche una conferenza stampa molto, come dire, pepata di Matteo Salvini, e molto iniziativa della Lega che vuole fare un referendum per dare uno statuto di autonomia alla Lombardia, e poi una mozione di sfiducia su Alfano. Che cosa ti sembra che stia accadendo anche da quella parte, la Lega, Marine Le Pen e poi il Movimento 5 Stelle che invece si mette dall'altra parte? Beh, mi sembra che il nuovo segretario della Lega, insomma Salvini, stia cercando di guadagnare uno spazio molto preciso alla Lega. Prima Fedriga diceva siamo usciti dalla vicenda, il cerchio magico e tutto quello, è seguito bene. Bene nel senso che ne sono usciti, ma con un tracollo elettorale spaventoso, cioè la Lega ha perso tantissimi voti, Fedriga insomma ne è consapevole, dopo quella vicenda. Mi pare che si stia cercando di ricostruire, cercandosi anche uno spazio, che è quello, in vista delle europee, degli euroscettici. Nel momento in cui l'Europa gode di, così com'è perlomeno, di pochissimo favore da parte degli elettori, le elezioni francesi, il risultato della Le Pen non fanno che dimostrare che non solo in Italia, ma insomma è un mood proprio quasi continentale. Ieri vedevo dei sondaggi di Pagnoncelli che dicevano che un po' in tutta Europa, fatti dalla Ipsos su 10 diversi paesi in Europa, e in tutti la maggioranza dei cittadini è, come dire, contraria all'Europa fatta così com'è. Quello che però mi colpiva è che nello stesso sondaggio la maggioranza dei cittadini diceva questo, ma la maggioranza degli italiani non è invece d'accordo con l'ipotesi di uscire dall'euro, che è una battaglia della Lega e che invece, appunto, io non so bene dove li può portare, perché mi chiedo se realmente credano di poter tornare alla lira o se è una battaglia di bandiera appunto per sposare un sentimento in questo momento molto forte di anti-europeismo dopo anni di austerità. Ecco, questo forse questo lo possiamo chiedere naturalmente a Fedriga, poi arriviamo anche a Cicchitto. A proposito della cosa che citavi del sondaggio degli italiani, che in realtà non sono poi a favore, sono magari contro l'Europa, critici la Merkel, eccetera, però per l'uscita dall'euro è più cauta la questione.
C'è oggi sul giornale un'anticipazione del libro di Tremonti, in cui anche Tremonti ricostruisce le vicende che hanno portato poi all'uscita di scena di Berlusconi del 2011, la trappola euro addirittura dall'inizio dell'adesione, però alla fine di tutta questa critica molto forte e serrata dice però uscire dall'euro no, sarebbe un guaio. Guardi, io penso che chiunque sia in grado di avere queste certezze evidentemente non si rende conto che qualsiasi economista al mondo che ha fatto previsioni sulle conseguenze scientifiche di una scelta o l'altra non ci ha mai intivato. Quindi noi da cosa partiamo? Da un dato oggettivo. Qual è la situazione che vive il paese adesso, che vivono i cittadini del nostro paese adesso con questo modello di moneta? Noi diciamo usciamo dall'euro, se dopo vogliono chiamarlo euro 2, se vogliono chiamarlo euro bis, se vogliono chiamarlo lira, se vogliono chiamare l'euro a due velocità, là siamo disposti a ragionare. Il problema è se non partiamo dalla crisi che vive il nostro paese anche a causa di una moneta costruita contro le esigenze economiche, le esigenze delle attività produttive presenti nel nostro paese. È a favore di un'altra area. No, però la domanda di Francesca Schianchi era più precisa, era ma voi veramente volete, cioè è veramente cioè, fino all'uscita, un conto è la critica all'Europa, un conto è dire vogliamo uscire, noi siamo contro questo euro, è chiaro quindi che vogliamo uscirne, cercando di trovare, ripeto, disposti a discutere su una soluzione migliore, ma in questa situazione io penso che sia un dato oggettivo che le nostre imprese stanno pagando a carissimo prezzo, ripeto, un modello di sviluppo che era basato in molti casi sulla svalutazione, sulla possibilità di modulare le esigenze del paese, la moneta alle esigenze del paese, cosa che in Germania non mi è mai avvenuta. Scusi, l'ipotesi sarebbe tornare a una lira che ha solo l'Italia, cioè isolarci dal resto del mondo con una moneta che abbiamo noi. Anche perché io ricorderei... È imbarazzante, Faraone, perché ne spara talmente tante. Capito, invece parliamo di cose concrete in cui sette premi Nobel si sono schierati contro, professori, autorevoli professori universitari. Non so, poi voi dite Stiglitz, eccetera, eccetera, in realtà è un po' più complesso di così, non è che quando un intellettuale parla a favore della nostra tesi, degli altri, è ingegno assoluto. Cicchitto, e poi invece volevo intervenire sull'euro. Invece la domanda era sul riassetto del centrodestra. Questa dell'euro è per certi aspetti una questione decisiva. Senso che lì si esprimono, secondo me, tutte le contraddizioni possibili e immaginabili. Allora, diciamoci la verità brutale: se noi uscissimo dall'euro avremmo una svalutazione del 30, 40, 50% e quindi una catastrofe. Quindi la tesi uscita dall'euro, che vedo che la Lega l'ho sentita oggi modulata in termini anche, diciamo così, abbastanza intelligente, altri mettono in modo secco, a mio avviso è una cosa avventurosa e avventurista. Dopodiché però il voto in Francia, per altro verso, fa dire a tutte le forze, come la mia, che è nell'euro, ma dice anche alla Germania, alla comunità europea e così via, che la linea rigorista che hanno seguito nel corso di tutti questi anni è una fabbrica di populismo che si contrappone totalmente all'euro. Sono in parte loro che lo stanno provocando. Quindi bisogna rimanere nell'euro, ma cambiando profondamente le cose. Quindi una linea, in un certo senso, tra virgolette, revisionista rispetto alla ufficialità dell'euro quale c'è attualmente, ma anche una linea che non dà nessuno spazio e non condivide per niente le posizioni che cavalcano la tigre, usciamo dall'euro e così via. Sono molto facili, molto anche popolari, ma però ci porterebbero da una situazione di estrema difficoltà a una catastrofe. Questo è un punto sul quale va fatto un dibattito, devo dire, assolutamente serio. Forse sarà una parte del dibattito che attraverserà questa campagna elettorale con toni
però assolutamente demagogici, e questo è il rischio che corriamo. Allora, torno alla questione dell'assetto del centrodestra, perché in realtà, a parte il fatto che in qualche modo c'entrano naturalmente le elezioni europee, si è parlato, a proposito di un suo articolo, Cicchitto, uscito ieri sul Foglio, di una così voglia, tentazione, aspirazione del nuovo centrodestra di guardare di nuovo a Forza Italia, naturalmente un Forza Italia meno io l'ho letto attentamente, mi sembrava che ci fosse questa critica di una deriva estremista, e poi però non c'è niente. Qualche apertura, almeno così è interpretata anche da molti osservatori, francamente non c'è. Allora, le strade sono separate per sempre. Le strade sono separate, poi in politica non esiste mai nulla per sempre, però oggi sono nettamente separate. E in quell'articolo c'era una ricostruzione delle ragioni di questa separazione. Ecco, il fatto che nell'articolo coloro con i quali io sono in dissenso, che sono la maggioranza degli amici, non fossero insultati, evidentemente è una prassi così inusuale oramai nel dibattito che c'è in corso, che è stato che fa pensare che lei volesse recuperare, hai difeso Berlusconi, quella è una colpa agli occhi, aggiungo, secondo me, degli altri. Però io vorrei capire adesso con più malizia, c'è il problema che non arrivate al 4%, allora, l'NCD alle quelle europee. Non abbiamo questa preoccupazione del 4%. Aggiungo anche, per essere chiaro fino in fondo, come ricordava poco fa l'onorevole Santelli, che io mantengo il giudizio sul fatto che dal 94 ad oggi, diciamo così, la vita politica italiana è stata deturpata purtroppo da un attacco giudiziario a Berlusconi, che ha combinato maledettamente anche questo bipolarismo, che è andato a sbattere anche per questo alle elezioni del 2013. Questo tipo di scontro non ha fatto bene né al centrodestra, ma neanche francamente al centrosinistra. Detto questo, però, io in quell'articolo criticavo alla radice una deriva estremista che si è sovrapposta su una scelta intelligente di Berlusconi. Il governo Letta, il governo delle larghe intese, come conseguenza del fatto che alle elezioni del 2013, diciamoci la verità, tutti i partiti normali sono stati sconfitti ed è emerso un partito protestatario al limite eversivo, e che quindi bisognasse trovare un'intesa fra partiti nemici. Questa intuizione è stata un'intuizione giusta, nella quale noi abbiamo creduto. Questa intuizione era accompagnata da una frase precisa di Berlusconi: le vicende giudiziarie che mi riguardano non avranno conseguenze per quello che riguarda. Poi, avendo lui cambiato linea, questo ha determinato, secondo me, una serie di catastrofi politiche nel centrodestra che oggi Forza Italia sta vivendo anche in questa forma, gossipistica che Iole Santelli ha cercato. Perché poi su questo che sentite Daniele rapidissimo, al di là del fatto che io credo che Forza Italia si sia pentita di quella scelta, questo è quello che secondo me si è pentito Letta sicuramente. Posso fare io una considerazione a condizione che poi potremmo occuparci anche del Partito Democratico, quello diciamo che è l'argomento fisso. Oggi non è emerso molto. Dopodiché io non credo che l'analisi sia quella di fare un'alleanza di tutti contro il Movimento 5 Stelle, che è stata la vera minaccia al Paese, perché se l'impostazione è questa, è il miglior modo per far vincere 5 Stelle per tutta la vita. Io credo che invece il tema è svuotare di argomenti quelli legittimi 5 Stelle rispetto a quella giusta sintonia devi fare le riforme e una politica della crescita, resistenza del vecchio ceto politico. Però lo diceva allora, credo che debba essere un'alleanza per le riforme, anche perché il tema non è soltanto il dato dei 5 Stelle. Se andiamo a guardare il dato in Francia, mi stai attribuendo una tesi che non ho sostenuto. Sono andato avanti,
avanti, sono andato avanti. Sto dicendo, se andiamo a vedere il dato di Le Pen in Francia, quello che colpisce è il risultato elettorale di quel partito, ma anche l'altissimo tasso di astensione. Sì, e anche la sconfitta anche del Partito Socialista francese al governo. Diciamo che anche la destra non è avanzata quando il Partito Socialista perde, quindi c'è un problema. Il problema principale in Francia è la sconfitta del Partito Socialista al governo. Scusa, va bene, allora, è oggettivo, lo dico in numeri, non è che sto dicendo che è più che oggettivo, è soggettivo. Scusatemi, allora volevo sapere però da Iole Santelli se questo tema di un, come dire, un riavvicinamento, un superamento della divisione così forte con NCD esiste. Cicchitto ha detto di no, se guardi, invece ci sono delle... Se basta un articolo che io ho letto, in parte ovviamente coerente con quello che è stata la discussione di Cicchitto sul passato e sul ruolo che ha ricoperto, e quindi in basi anche delicate della vita politica del nostro allora partito, è un'analisi anche abbastanza dura sull'attuale. Basta solo questo per dire rifacciamo tutto il partito insieme, mi sembra veramente esagerato. Credo che ci sia una, io capisco che faccia piacere spesso anche per far riempire le pagine, insomma, dell'informazione, che ci siano battaglie cruente, anche spesso di principio e basta. Però semmai stavamo di opposizione, la stampa. Stavo dicendo un'altra cosa. Capisco che è più piacevole discutere di insulti da parte di NCD verso Berlusconi o il contrario. Chiaramente è molto più complesso discutere di come possa rinascere il centrodestra di ciò che ci unisce e non di ciò che ci divide. Questo è difficile, però questo credo che fosse il tentativo di sforzo di un centrodestra alleanza, non partito unico. Cioè è molto più semplice quando Sallusti dice che sono un traditore. Se mi consente, perché ci sono argomenti piuttosto delicati, poi qua sennò io rischio di passare, di parlare soltanto della crisi di Forza Italia, del cerchio magico e di queste costupiaggini, mentre gli argomenti più delicati passano oltre, tipo il discorso euro che abbiamo affrontato prima. C'è una grossa differenza. Noi quello che il vero cambiamento in Italia è passare dalla religione dell'euro e dell'Europa, per cui anche quando si prendeva una qualsiasi posizione differente rispetto al tavolo della nomenclatura europea, noi eravamo anti-europeisti, eravamo i cattivi, cioè se l'Italia si permetteva di dire no al binomio franco-tedesco, noi eravamo contro l'Europa. Oggi finalmente tutte le forze politiche, tutte, dicono bisogna rivedere molte cose. Si dicono bisogna rivedere, dopodiché rivedere alcune cose significa andare in Europa e chiedere e ottenere, se possibile, come Italia, delle norme diverse per l'Italia. Quando abbiamo cercato del trattato Fiscal Compact, c'erano due norme salva Italia che poi non sono state riprovate, che oggi Matteo Renzi dovrebbe cercare di riottenere, delle norme salva Italia che ci metterebbero nella condizione di avere il respiro giusto per stare in Europa. L'euro non è soltanto se si fanno delle riforme. Non è che dobbiamo fare gli esami, lì c'era una cosa diversa, perché in quelle norme salva Italia ci rimettevano al punto di dire guardate che convenzionalmente avete misurato il paese Italia come vi è convenuto, ma quelli che sono gli assi portanti dell'Italia in realtà ci consente di stare al primo posto in Europa. L'euro funziona se è una moneta solidale, se è una moneta che viene utilizzata da alcuni contro altri, è ovvio che porta in crisi l'Europa stessa. Daniele Bellasio, c'è l'esempio del 2002-2003. Quando Però ne parliamo in un altro momento, appunto, delle riforme. Volevo sentire da Bellasio un'analisi, se no sull'euro di Schröder lo diciamo sempre, cioè le riforme che sono state fatte e quindi la Germania ha potuto ottenere. Noi abbiamo dato l'autorizzazione, ma l'avete dato perché aveva fatto delle riforme. Schröder poteva fare quello contemporaneamente avendo una clausola di sospensione degli elementi più stringenti in quegli anni in cui faceva questa operazione. Onorevole Cicchitto, allora, la Germania non ha il nostro debito pubblico, lo sa benissimo. Neanche il nostro patrimonio dello Stato. Lo so,
Però, allora, per cortesia, adesso Bellasio condividevo volevo... molto di più la sua analisi di prima sull'uscita. No, non abbiamo neanche... No, io volevo dire questo. Come giustamente diceva la conduttrice, tutte queste discussioni sono molto legate alle europee. Cioè io penso che dei futuri schieramenti, come saranno le politiche, le future alleanze, fino al giorno dopo, ne possiamo parlare il lunedì dopo le elezioni europee. Perché per come è fatta la legge elettorale per le europee, per come è fatta una campagna elettorale, fino ad allora ogni partito, per superare la soglia che lei ricordava, cercherà di rafforzare la propria identità e di battere sui propri temi senza rimettere in discussione possibili alleanze future legate a storie del passato. Quindi tutte le discussioni su riavvicinamento, nuovo centrodestra, Berlusconi, la Lega, secondo me, a mio modo di vedere, devono essere rinviate. In questa fase, giustamente, e io penso che per le forze politiche sia un compito fondamentale quello di rappresentare gli umori, le forze politiche decidono appunto di farlo. In questo senso, l'esperienza della Lega, seppur un partito, diciamo, dato dai sondaggi attorno, non so, diciamo al 4%, insomma, non un partito enorme, è importante, perché io trovo che i partiti politici italiani in questa fase stiano un po' tenendo un comportamento troppo schizofrenico, inseguendo umori che sono contingenti. Faccio un esempio. Mi è chiarissimo il fatto che tra elettori della Lega ed elettori del movimento di Beppe Grillo ci siano idee comuni contro l'IRAP, su Equitalia, sulla questione persino del reato di clandestinità. Ricordiamo che Grillo era favorevole al mantenimento, alle piccole e medie imprese del Nord-Est. Ci sono diversi temi che sono trasversali ai due movimenti, anche sulla questione dell'euro. Mi è molto più difficile, sottopongo l'interrogativo se mi vuole dare una risposta, perché lo ritengo interessante in termini di cultura politica, vedere affinità con il fronte nazionale di Marine Le Pen, perché non si può contemporaneamente dire che ci sono regioni del nord d'Italia che, volendo, potrebbero persino decidere in autonomia il loro futuro e contemporaneamente dire però che in Europa ci si può alleare con il fronte nazionale. Glielo vada a dire a Marine Le Pen che la Borgogna domani fa un referendum e esce dalla Francia. Quindi la mia sensazione è questa: benissimo rappresentare gli umori anche quando sono forti, è un compito delle forze politiche rappresentare gli umori degli elettori. Attenzione però a non dare delle forze politiche, anche storiche, la Lega è, credo sia il partito più anziano presente, più esperto presente in Parlamento, adesso Forza Italia essendo tornata, non lo so, comunque, attenzione, perché poi gli elettori sono sempre molto intelligenti e capiscono che la contingenza tattica è sinonimo più di debolezza che di solidità. Posso Federica, certo. Grazie. Allora, intanto vorrei sfatare due cose, dopo ognuno tiene giustamente la sua posizione. La prima, non facciamo terrorismo dicendo che se si esce dall'euro la gente non potrà svalutazioni folli, non potrà contare il pane. È vero, potrebbe esserci una svalutazione, ma è altrettanto vero che svalutazione non è inflazione. È cosa ben diversa, primo. Seconda cosa... Spesso la svalutazione provoca anche... Andiamo sulla la risposta sulla... No, seconda cosa, però bisogna dire le cose. Non è vero che i cittadini sono in gran parte contro l'uscita dall'euro. Non a caso il sondaggio che lei ha citato dice che il 53% è contro, il 47% è a favore, quindi nella sostanza il paese è diviso in due. Un numero alto, certo, però non era... Nella sostanza diviso in due. Ultima, e adesso rispondo volentieri, perché come sa meglio di me, io capisco forse che a livello europeo è un po' più difficile fare questo tipo di valutazioni, però noi siamo voluti entrare in un percorso contro questo modello d'Europa, contro questo euro. Non vuol dire fondere i due partiti, noi rimaniamo... con idee diversi su molti punti, col fronte nazionale, però se l'appello è stato quello di una battaglia comune per andare a rivedere questo modello europeo, per andare a rivedere, anzi cambiare, anzi smontare il modello monetario di questa Europa, noi siamo disponibilissimi a collaborare insieme. Dopodiché ovviamente su due partiti diversi, non siamo un partito fortemente autonomista, fronte nazionale diverso, ma... Sull'immigrazione invece abbiamo magari delle idee che si possono avvicinare di più, ma questo non vuol dire non cercare di riunire, e mi dispiace che il 5 Stelle, lo dico contro il mio interesse elettorale, quindi forse viene meno la tesi del giornalista del Sole 24 Ore, noi contro il nostro interesse, a me piacerebbe che ci fosse dentro anche il 5 Stelle, che lavorasse in questa direzione, perché più siamo meglio è.
dobbiamo finirlo un po' di alzare solo bandiere e eliminare il progetto, cioè mettere la bandiera del partito sempre prima del progetto. Se ci fosse noi saremmo contenti. Ci dispiace che Grillo abbia utilizzato su questo posizioni confuse, sull'Europa confusissime, sul reato di immigrazione clandestina. È stato il Movimento 5 Stelle a presentare l'emendamento ed è stato approvato per l'abrogazione del reato di immigrazione clandestina. Sostanzialmente non possiamo più espellere i clandestini che arrivano per la prima volta nel paese. Questo lo dice la direttiva rimpatri dell'Europa. Se non c'è una condanna penale non si possono espellere. Dobbiamo essere chiari con i cittadini quando verrà effettivamente poi entrerà in vigore questa norma, che adesso è una delega. E quindi su queste cose noi ovviamente ci troviamo in strade diverse con 5 Stelle, semplicemente perché sono delle scelte che noi riteniamo incoerenti. 5 Stelle sì, ha ritenuto di dire no secco e che loro stanno da un'altra parte, la parte destra mi pare, non, cioè Grillo sì, vuole prendere dire, i voti del no Partito Democratico. Dire di no a tutto vuol dire non avere mai la forza di portare avanti cioè, un progetto. Mi sembra che però, la concorrenza del 5 Stelle sia... Ma mi pare che 5 Stelle, ma volontariamente ha detto no a Le Pen, il tweet di Grillo che diceva rien d'autre, adieu, per dire di fronte alla richiesta della Le Pen, tutti i partiti euroscettici d'Europa, perché credo che, come dici tu, i 5 Stelle guardino a destra e a sinistra, cioè i 5 Stelle sanno di riuscire a saccheggiare voti da entrambe le parti, incluso il Partito Democratico, e credo sinceramente che l'accelerazione di Renzi li abbia messi un po' in difficoltà. Per cui mi sembra naturale che abbiano... Che non vogliano fare quelli di destra, esatto, diciamo, consegnandolo. Anche perché sta proprio nella loro, come dire, nella loro ragione sociale, no? Noi non siamo né di destra né di sinistra, quindi non si spostano mai su temi che troppo connotanti per riuscire in qualche modo a prendere... Allora, io volevo chiedere a Davide Faraone del Renzi ha detto non saranno le europee un referendum su di me ed è ben deciso a non mettere il suo nome nel simbolo. Questa scelta rischia di, voglio dire, se Renzi è l'elemento di forza di questa fase, non rischia di essere penalizzante. Ma sa perché... benissimo che non è così, insomma. Come secondo sa benissimo? Renzi... Sa che è un referendum lo stesso, ma perché non mette il nome? Ma perché lo è talmente un referendum, è il primo giudizio degli elettori sui primi mesi del governo Renzi. Renzi però lo sa benissimo, cosa dice Faraone. Il risultato del PD sarà un risultato legato all'operato di Renzi, è ovvio. Ah, però diciamo cosa dice Faraone, però siccome Bellasio ha rubato la risposta devo dare la pubblicità e poi rientriamo con Faraone che ha tempo di riflettere e anche mostrandovi nel prossimo blocco, come si dice, un tweet invece molto apparentemente, almeno molto critico, del direttore del Corriere della Sera, ma lo vediamo dopo la pubblicità. Allora, di nuovo in onda, era rimasta in sospeso prima della pubblicità la domanda su Renzi, il sapore di referendum su Renzi che hanno le elezioni europee viste dal punto di vista del Partito Democratico e però Renzi che non vuole mettere il nome nel simbolo. No, io credo che al di là di certi provincialismi italiani la cosa positiva di queste elezioni europee è che di fatto mai come in questa occasione si sta politicizzando e si sta collegando molto quello che si decide in Europa con l'Italia. Cioè, oggi c'è un convincimento, una consapevolezza tra i cittadini che queste elezioni europee hanno un'influenza sul nostro paese. E questo è una cosa che prescinde l'analisi che ogni partito sta facendo. Quindi l'idea di un'Europa politica... Ora ci arrivo, sì. Brevemente. Dico, quindi, l'idea che questa campagna elettorale sia una campagna elettorale che già politicizza l'Europa, al di là di quello che diciamo, tutti diciamo l'Europa monetaria, è vero. Dopodiché è anche vero che però mai come in questo periodo l'Europa sta diventando un fatto politico vicino ai cittadini, proprio perché incide sull'IRPEF, incide sull'IRAP, incide sulle vite di tutti i giorni degli italiani. Quindi è chiaro che oggettivamente ci sarà una valutazione sulle vicende italiane del voto europeo, quindi Renzi avrà una valutazione rispetto all'esito elettorale che prenderà, si vedrà se altre forze politiche supereranno il 4%, la Lega, 5 Stelle, quello che vogliamo.
Il tema però è evitare di legare i destini del Paese a queste elezioni europee, come è accaduto in passato con le elezioni regionali. Cioè, se noi oggi dicessimo il referendum è su Renzi e quindi il risultato elettorale delle elezioni europee inciderà sulla durata di un governo, sulle riforme istituzionali, sulla legislatura, faremo un atto assolutamente irresponsabile. Io credo che da un lato ci dovremo misurare con i risultati elettorali che ognuno di noi prenderà rispetto a quella che sarà la sua azione che ha svolto in questi mesi. Dall'altro lato però bisogna evitare di mettere ulteriormente in fibrillazione la legislatura che è già parecchio precaria. Questo mi sembra molto importante. No, non ho capito bene la risposta di Faraone quale sia la ragione per cui Renzi non vuole il nome nel simbolo. Notavo però solo una cosa, nelle settimane scorse, la settimana scorsa, quella prima, Forza Italia e Partito Democratico hanno entrambe discusso del nome nel simbolo. A chi dice che sono la stessa cosa farei sommessamente notare come era diametralmente opposta la posizione, cioè nel PD la minoranza del PD diceva no. Quando qualcuno ha ipotizzato il nome di Renzi, il simbolo diceva no, perché c'è dietro a Renzi c'è una comunità, un progetto, una comunità di uomini e di donne che esiste al di là di Renzi. Lì in Forza Italia il problema era opposto, dobbiamo mettere il nome Berlusconi e trovare assolutamente un Berlusconi che si candida. Visto che però qui mi sembra che Faraone abbia detto una cosa molto importante spiegandoci il perché, dicendo che non vuole mettere in fibrillazione. No, ma io dico, allora, io non ho nessun pregiudizio. A me sta storia della comunità che c'è dietro e se metti il cognome la comunità non c'è più, mi sembra una cosa che è veramente un po' così preistorica. Però credo che... Io volevo, scusi, volevo un attimo demistificare la discussione che è piena di emozione, perché le elezioni poi sono fatte di emozione e di passione sia per quello che riguarda Forza Italia, sia per quello che riguarda noi che ci siamo separati da Forza Italia, sia per quello che riguarda loro. Però il punto, molto semplice... Voi metterete solo NCD, senza nome, NCD. Stiamo discutendo UDC, di questo, ma voglio dire però al di là delle sigle, guarda, la scommessa, perché c'è un risultato francese alle nostre spalle che è molto significativo, è questo. Se il governo Renzi riuscirà a portare avanti pezzi della riforma istituzionale della legge elettorale e ad avviare alcune cose incisive di politica economica, a mio avviso le elezioni andranno in un certo modo, senza essere un referendum su Renzi, ma andranno in un certo modo. Se questo processo si bloccasse, il rischio è che andrebbero in un altro modo, perché la pressione degli aspetti negativi che indubbiamente ci stanno nell'euro e così via non sarebbe bilanciata da una risposta politica innovativa e positiva, che è la scommessa su cui lui ha fatto il governo e noi lo stiamo sostenendo. Questa detta in due parole. Allora, chiarissimo, volevo far vedere il tweet di cui parlavamo, cioè il tweet che scritto dal direttore del Corriere della Sera, Ferruccio De Bortoli, che dice Renzi corre, ma nel vuoto. Di tweet si muore oramai. Di tweet si muore, però no, questo è ovviamente significativo, nella rete è significativo, visto che è autorevole chi lo scrive, e insomma, Faraone, c'è... un atteggiamento, come dire, forse ci riporta anche a quello che diceva Cicchito. Io l'ho interpretato positivamente questo atteggiamento. Che nel vuoto sono gli altri, diceva Faraone nella pausa pubblicitaria, il vuoto sono gli altri, però credo c'è che... C'è uno che corre e attorno c'è il vuoto, potrebbe anche essere interpretato in questo modo. Mi pare che non sia interpretato così. Poi diciamoci la verità, Renzi, allora, dal Corriere della Sera... A Repubblica, altri giornali, non è che sia stato trattato male. Dovresti nel corso essere di questi contento visto che il tuo presidente sta registrando la cosa. Forse colpisce, colpisce però il fatto, forse ci riporta alla necessità, come dire, a un certo punto di vedere scritte le cose. Forse allude al fatto che molte delle leggi, delle promesse ancora sono promesse. Sono vero che c'è una scadenza breve. Sono passati senza vedere scritto nulla, anche se aspettiamo qualche settimana. Ma le date le darete, state facendo in solitudine. Come? Sono due blocchi che fate in solitudine. Cioè magari possiamo anche non mi pare che nessuno non abbia parlato. Daniele Bellagio. La capacità letteraria di De Bortoli è evidente nel fatto che questo tweet può essere letto in due modi. Tu la vedi così? Sia nel modo... constato che è riuscito a scrivere ed è per Twitter è importantissimo, non si muore onorevole Cicchito, è uno strumento, è importantissimo saper scrivere, e questo tweet dice contemporaneamente due cose, che una delle forze, dei momenti, diciamo, del lato forte di Renzi oggi è che non ha alternative.
nel vuoto. Dall'altra parte dice anche che intanto sta correndo e è arrivato per ora il decreto lavoro e l'approvazione in una Camera. Allora, il decreto lavoro, non è cosa il decreto da poco. Lavoro no, che è arrivato infatti, oggi in Commissione, però lì anzi, c'era. Un mese. Allora, il decreto lavoro è arrivato oggi in Commissione, arriva oggi in Commissione al Senato, giusto? No, alla Camera, sono io in Commissione Lavoro. Il Commissione Lavoro della Camera. E, sì, però a proposito di questo decreto, abbiamo già visto dei segnali interni al PD per ora di ostilità rispetto all'innalzamento del contratto a 3 anni. Vorrei sapere se alla Lega invece piace, se a Iole Santelli piace questo decreto e se lo voterà Forza Italia. Io capisco la posizione del PD perché ovviamente era stato proprio il Partito Democratico con il governo Monti a voler rendere più restrittive le regole per le assunzioni. Quindi posso capire che si trova in una dicotomia con una cosa che ha sempre sostenuto il Partito Democratico che adesso si trova invece a dover rifiutare. Noi ovviamente va a migliorare quanto era stato scelto dal ministro Fornero, quindi noi vediamo come un processo, come un decreto migliorabile, anche per quanto ci riguarda, ma non siamo prioritariamente ostili. Noi siamo opposti fortemente alla riforma Fornero, anche quella sul lavoro. Questo penso che comunque questo vada ad eliminare. È importante questo che dice la questo Lega, vada ad eliminare dei paletti sì. molto fastidiosi che, ripeto, circa la stessa maggioranza di oggi aveva messo. In secondo luogo, invece, c'è un altro passaggio che questo decreto, però, è chiaro che non crea un posto di lavoro in più. Dobbiamo essere chiari? No, perché esattamente come il disegno di legge, almeno ripeto, dalle bozze a disposizione, e diciamo non dà quella soluzione di uscita dalla crisi occupazionale che il Paese sta vivendo che perlomeno ci aspettavamo. Adesso aspettiamo il disegno di legge definitivo. Nel disegno di legge invece molte criticità ci sono, tra però, cui quello lo su quelle molte vedere, ci sono. Su questo ancora, sono tre cose che smontano la riforma Fornero e quindi tutto quello che smonta dalle pensioni, dalla riforma del Fornero sulle pensioni a quella sul lavoro, noi la vediamo come una cosa positiva che possiamo contribuire a migliorare. Questo è importante in termini anche di maggioranza. Voi lo votereste questo decreto così com'è? Ci sono tutto quello che è migliorativo, cioè che è un'apertura nella legislazione normativa del lavoro, per noi va bene, ovviamente. Credo che il dato poi vero sia lì, ecco, quello è un dato veramente culturale con cui ci confronteremo anche con una grossa parte del PD. Cioè quando siamo in grado di uscire anche lì regione della legge per cui dobbiamo mantenere delle regole nella legge tali da mantenere i diritti, c'è tutta la discussione prima della Fornero, o quando abbiamo la capacità di guardare al mondo del lavoro oggi, al mondo dell'impresa oggi, e riuscire a essere competitivi. Però a quel punto lo votate o no? Perché così beh, ho detto che sono, sì, cioè, scusi, sì. Se sono delle cose. Ma, guardi, molte delle cose che stanno dicendo le abbiamo dette già noi va prima. Bene, questo non possiamo essere, scusi, la coerenza della politica. Vede, la coerenza della politica sta nel fatto che se oggi Renzi dice le cose che diciamo da 10 anni, non è che soltanto perché le dice Renzi diciamo di no. Questo è importante perché diciamo, arrivo alla domanda di partenza che era stata di Francesca Schianchi, citava Orfini, che diceva che invece per una minoranza, una parte anche Orfini, quindi non soltanto Stefano Fassina, che è un'altra ala ancora del partito, invece su questo decreto non ne vogliono sapere, che Renzi dovrebbe mettere la fiducia, allora c'è il rischio invece che passi con una maggioranza, diciamo... No, io sono fiducioso che alla fine terremo la maggioranza e poi se si allarga è meglio ancora. Quindi va bene lo stesso anche se la votate con... No, anche perché c'è un se equilibrio. Se si allarga, sì. C'è un equilibrio se nelle cose. Se la votano non siamo contenti. Nel senso anche che Renzi ha detto intervento sull'IRPEF per i, diciamo così, per le persone di bassissimo reddito. Esatto. Poi nel futuro l'IRAP, ma nel futuro, e questo decreto lavoro. È per certi aspetti una ipotesi, chiamiamola così, tra virgolette, uso un linguaggio vecchissimo, interclassista. Se si smonta la cosa del lavoro, viene meno tutta la costruzione, diciamo così, di equilibrio economico-sociale che almeno verbalmente Renzi ha messo sul tavolo. Quindi è un punto decisivo questo. Non niente, siamo sinceri. Siamo due norme. Una correzione di contratto tempo determinato. Non gli va bene mai nulla. Io devo chiudere la trasmissione. Vorrei chiudere su Renzi che corre nel vuoto, però non ho capito che effetto le ha fatto questo tweet di De Bortoli.
Faraone? Ripeto, no, bisogna vedere da che punto di vista lo leggiamo. Io sono d'accordissimo sui due punti di vista. Dobbiamo aspettare una precisazione del direttore del Corriere. Ma io non credo che arriverà mai. Il problema, vedremo se sta nei fatti, si se sta divertito. Correndo nel vuoto oppure effettivamente se c'è il vuoto attorno. Lo vedremo giorno per giorno già da oggi. Ci fermiamo qui, grazie ai nostri ospiti. Buona giornata a tutti. Dopo di noi c'è Coffee Break. Torniamo domani. Grazie.